Senatore Claudio Borghi. Grazie Presidente. Allora, questo è un momento importante perché è un momento, sempre prima dei Consigli europei, in cui il Parlamento le affida la sua rappresentanza. Però è un'occasione diversa rispetto a quelle passate, dove questa rappresentanza assume una forza differente, perché oltre alla nostra rappresentanza e al nostro voto, lei ha appena ricevuto l'investitura e la rappresentanza più importante, quella diretta del popolo italiano per tramite del voto. E come ha ricordato il Presidente Terzi, ha l'onore di essere l'unico leader a cui il popolo ha tributato una crescita di consensi. E questo non può essere ignorato in sede di Unione Europea e in sede di qualsiasi tipo di discussione. Ma dirò di più, e questo purtroppo invece le renderà il compito più difficile. Tutte le componenti del suo governo hanno avuto una crescita di consensi. Questo significa che i cittadini apprezzano il suo governo, il nostro governo, e lo apprezzano nelle diversità, mettiamola così. E quindi lei ha il compito un po' difficile, mi rendo conto, di mediare queste diversità di fronte ai suoi interlocutori. E io le rappresento quindi il punto di vista di una parte del suo governo e poi ci affidiamo a lei ovviamente per la rappresentanza di tutte le parti, inclusa la nostra, ecco, mettiamola così. Iniziamo però quindi, poi cercherò di alzare un po' il ragionamento, ma iniziamo con la bassa cucina. Cioè la bassa cucina, questa questione un po' stucchevole delle nomine, delle poltrone, no? E così via, che sta tenendo banco. Io ho apprezzato molto il disappunto con cui lei ha stigmatizzato il sistema che sta venendo tentato, perché ricordiamo che poi una cosa è tentare e l'altra è riuscire, ecco, diciamo così. Comunque il sistema del caminetto, come efficacemente l'ha descritto, il suo disappunto è anche il nostro, ecco, mi verrebbe da dire. L'Unione Europea in questo momento e nei prossimi anni andrà avanti a sfide enormi. E le sfide enormi si passano solo con il consenso popolare. E io sinceramente non capisco questo sistema di un gruppo di potere vecchio, passato, che vede la sua base di consenso erodersi nelle urne, che vasto consenso popolare possa rappresentare. L'impressione che si ha dall'esterno è che si tratta di una conventicola di personaggi che rappresentano poco più che loro stessi. L'unica fra i posti che sono stati indicati che ha il governo nel suo paese è l'Estone Callas. È vero che è premier, ma è in crescita, in calo costante di consensi. Ci sono stati tutta una serie di problemi che io non vado ovviamente a guardare. Rilevo anche dal punto di vista elettorale che è in calo di consensi, e poi cioè adesso oggettivamente stiamo parlando di una persona, con tutto l'enorme rispetto che abbiamo per l'Estonia, di una persona che ha la rappresentanza di uno Stato che ha la popolazione della provincia di Brescia, ecco, questo sempre per cercare di mettere le cose in proporzione. Altrimenti la von der Leyen è all'opposizione anche a casa sua, Costa è all'opposizione anche in Portogallo, riesce a essere all'opposizione anche la signora Metsola a Malta. Quindi a Malta, in un interessante paese che ben conosciamo e che tutti amiamo, anche quando magari non si comporta benissimo con i migranti, di 500.000 persone, la signora Metsola è all'opposizione. Ecco, questi sono quelli che sono stati scelti per fare il salto, per riuscire a fare la grande crescita e il vasto consenso popolare che deve portarci verso una fase nuova. Il tutto sotto la regia di un presidente Macron, io non riuscirò mai a fare la sua espressione quando l'ha salutato, ma diciamo che ero con lei in quel momento, ecco, guardi, il mio cuore era lì, non mi risulta sia in questo momento in testa alle preferenze dei francesi. Per cui, guardi, per noi della Lega lei può tranquillamente in qualsiasi sede neanche astenersi o così, lei può dire tranquillamente no a questa gente e noi la sosterremo in ogni caso.
Quindi scelga lei, veda lei cosa fare, ma dal nostro punto di vista può tranquillamente dire no alla nostra benedizione. La supporteremo in pieno. E se posso dare un consiglio, insomma, da amico, ecco, non cerchiamo le vicepresidenze, il commissario di peso, perché qui stiamo pensando ovviamente di andare o di attaccarsi a un qualcosa che io da economista la vedo come il Titanic. E oggettivamente avere il ruolo di primo ufficiale nel Titanic non è che porta dei grandi risultati, ecco. E le spiego perché secondo me in questo caso è il Titanic. In questo caso è il Titanic perché secondo me in questo momento in Europa c'è un problema enorme e questo problema si chiama Francia. L'economia della Francia si trova di fronte a un problema molto difficilmente risolvibile, perché stiamo parlando di uno Stato che non ha passato tutte le sofferenze che abbiamo passato noi, inutili dal mio punto di vista, però insomma le abbiamo fatte e quindi bene, sotto l'egida del presidente Monti ricordiamo i brillanti 12 trimestri di recessione che hanno seguito le politiche inflitte in quel periodo, e questa sofferenza inutile che ha portato a disoccupazione, chiusure, recessione, danni e così via, però ha sistemato la bilancia commerciale, cioè vale a dire noi col fatto che non spendiamo e continuiamo a non spendere, il risultato è che esportiamo più di quello che importiamo e quindi entrano soldi in cassa. La Francia, che non ha voluto sapere di fare niente di tutto ciò, secondo me abbastanza ragione, il risultato è però che è fortemente in deficit di bilancia commerciale, quindi è in deficit sia dal punto di vista del bilancio semplice, cioè spende di più di quello che incassa, e importa più di quello che esporta. Questo doppio deficit non può andare avanti costantemente. A un certo punto il nodo viene al pettine e questo nodo si risolve soltanto in tre modi, o perlomeno se ce n'è, adesso poi magari interverrà appunto dopo, credo, il presidente Monti, magari lui dalla sua scienza economica me ne individuo una quarta, io ne conosco solo tre di modi con cui si esce da una situazione del genere. Il primo è con la svalutazione. Se la Francia avesse il franco, svaluterebbe e a quel punto i suoi problemi si risolverebbero, ma non può perché ha l'euro, così come non poteva la Grecia, così come non potevamo noi quando a un certo punto ci siamo trovati in una situazione analoga in passato. La seconda è fare austerità. E io, cioè, le stesse cose che abbiamo fatto noi le devono fare loro, quindi bisogna mandargli la Forner, no? una signora che gli tagli le pensioni, ma bene, bisogna mettere l'IMU, quindi una bella tassa sulle case o su qualsiasi altra cosa, in modo tale da togliere molti soldi ai cittadini francesi. Credo che questo non lo tollereranno. Per quanto conosco io come reagiscono i francesi non appena gli si tocca il portafoglio. Altrimenti l'ultima ipotesi che mi viene in mente è una forte crescita per via di investimenti degli altri paesi che gli stanno intorno. Cioè se noi crescessimo fortemente, se la Germania crescesse fortemente facendo grossi investimenti, allora forse la potremmo trascinare, no? In modo tale da poter aumentare le sue esportazioni. E io temo però che col set di regole, con quella squadra lì, quella del Titanic, questa cosa non sarà mai possibile. Non ci diranno mai: Italia, quello che tu devi fare sono investimenti forti e importanti a deficit, perché ci diranno no, fai anche tu austerità anche se non ti serve. E quindi io penso sinceramente che in questo momento l'Europa si debba fronteggiare una soluzione, un problema che non ha soluzione, se non con il cambiamento radicale profondo di tutte le regole. E il cambiamento radicale profondo di tutte le regole non si fa con quelle persone, si fa attraverso gente come lei, si fa attraverso persone che hanno già capito cosa non funziona e che è appoggiato dal suo popolo, perché solo con il consenso popolare si fanno i grandi cambiamenti e le rivoluzioni. Lei ce l'ha, sia la rivoluzione di questa Unione Europea. La ringrazio.